Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo ancora sulla morte dell'ex sindaco di Pescara Carlo Pace, perché proseguono le indagini aperte dalla magistratura sulla morte a seguito dell'incidente che si è verificato sempre a Pescara. Domani a Chieti sarà svolta l'autopsia per fare luce sulle cause del decesso, venerdì invece si svolgeranno i funerali, venerdì nel pomeriggio. Intanto andiamo ad ascoltare il ricordo di Pace da parte del consigliere comunale Guerino Testa. Verrà conferito domani alle 12 l'incarico per l'effettuazione dell'autopsia da parte dell'anatomopatologo Cristian Dovidio sul corpo di Carlo Pace, l'ex sindaco di Pescara, scomparso all'alba di ieri all'ospedale Adriatico, dove era stato ricoverato in seguito alle lesioni riportate dopo essere stato investito da un'auto nel primo pomeriggio di lunedì scorso mentre attraversava la strada in via Silvio Pellico. Una volta effettuata l'autopsia, che si terrà a Chieti presso l'Istituto di Medicina Legale, la salma verrà poi trasferita sempre nel pomeriggio di domani a Palazzo di Città a Pescara, dove verrà allestita la camera ardente. Venerdì alle 16 presso la Basilica di Sant'Antonio si svolgeranno le esequie dell'81enne ex primo cittadino del capoluogo adriatico. Intanto gli uomini della Polizia Municipale del Maggiore Matteo Silvestris, coordinati dal PM Anna Benigni, stanno proseguendo le indagini per ricostruire quanto accaduto al momento dell'investimento di Carlo Pace. Tra voi c'era un legame profondo, avevate collaborato anche di recente quando lei si era candidato alle elezioni comunali di Pescara. Con Carlo c'era ormai un rapporto datato che andava avanti dai primi mesi in cui lui ha svolto la sua carica di sindaco della nostra città. Tutti i cittadini di Pescara ricordano quei 10 anni da parte della sindacatura di Carlo Pace come 10 anni fecondi, 10 anni importanti, 10 anni che hanno rivoluzionato la nostra città, dove sono state fatte cose rivoluzionarie. A me piace ricordare Carlo come una persona, un galantuomo, una persona per bene che riusciva ad affermare le sue idee, idee importanti con grande eleganza e con grande sobrietà. Non era una persona alla quale piaceva urlare, ma una persona che con contenuto faceva delle grandi cose. Ovviamente voglio abbracciare idealmente tutta la famiglia, la sua adorata famiglia, e lo voglio ancora ringraziare perché specialmente nel 2014, quando lui ha vissuto a fianco a me la mia candidatura a sindaco, è stato forse il principale consigliere di quel periodo, non solo durante la campagna elettorale ma anche subito dopo. È veramente una perdita importante per la nostra città, per la nostra regione, e penso che rimpiangeremo in tantissimi la sua eleganza, il suo essere persona per bene, il suo essere persona veramente affabile e sempre disponibile. E adesso la cronaca giudiziaria, ci spostiamo all'Aquila. Estorsione, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nell'ambito della ricostruzione post terremoto dell'Aquila sono i reati cui devono rispondere 9 imprenditori, di cui 4 finiti agli arresti domiciliari nell'ambito dell'operazione Caronte, condotta dai carabinieri del reparto operativo del capoluogo abruzzese, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia. A finire per prime nel mirino degli investigatori sono state 2 ditte operanti nella provincia di Caserta, una delle quali tuttavia ha già da qualche tempo trasferito la propria sede in provincia dell'Aquila, contigue ad alcuni esponenti dei casalesi. Secondo la ricostruzione effettuata nell'indagine coordinata dai PM David Mancini e Roberta Davoglio, i dipendenti venivano costretti a subire, accettando costanti violazioni della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale e alle ferie, nonché violazioni della normativa in materia di sicurezza del lavoro. In particolare, alterando attestati relativi a corsi di formazione che i dipendenti avrebbero dovuto frequentare per specifiche lavorazioni alle quali venivano adibiti. Al fine di aggirare la normativa sul tracciamento dei flussi di denaro, ai dipendenti era stato imposto di attivare carte di credito prepagate che rimanevano nella esclusiva disponibilità del datore di lavoro. Ai titolari delle ditte viene contestata per il periodo 2013-2016 anche l'emissione di fatture per diverse centinaia di migliaia di euro relative ad operazioni inesistenti. Per 2 ditte coinvolte è scattata inoltre la misura interdittiva antimafia adottata
stata dalla prefettura di L'Aquila alcuni mesi fa in sede di accertamenti istruttori espletati per le iscrizioni delle cosiddette white list della ricostruzione post terremoto, proprio in virtù dei collegamenti con personaggi legati alla criminalità organizzata. Ora andiamo in Regione Abruzzo. I fondi europei sono stati al centro della commissione di vigilanza di questa mattina. All'Aquila era previsto l'intervento del direttore generale della Regione Cristina Gerardis, che non è potuta essere presente per impegni istituzionali. Il presidente della commissione di vigilanza, Mauro Febbo, critica gli annunci sulla stampa che dice non sarebbero supportati dai dati forniti dai vari ministeri. Vediamo il servizio. Si è svolta questa mattina presso la sala d'annunzio dell'emiciclo all'Aquila la commissione di vigilanza del Consiglio regionale. Tra i punti all'ordine del giorno la programmazione attuativa dei fondi europei FSE, FESR e FEASR 2014-2020. Il presidente della commissione Mauro Febbo. Febbo, questa mattina c'era la commissione di vigilanza, doveva venire il direttore generale Cristina Gerardis, che non si è presentata, ma continua lo scontro, la battaglia politica sul tema dei fondi europei. Secondo lei sono ancora in ritardo? La Regione Abruzzo è fortemente in ritardo. Ma l'autoressa ha mandato una giustificazione e ha garantito che alla prossima riunione ci sarà, quindi soprassediamo. Però è chiaro che è un argomento che noi vogliamo affrontare, perché è un argomento delicato, in quanto ci sono risorse che sono le uniche risorse e sono tante quelle a disposizione dell'Abruzzo, dell'economia e del PIL della nostra regione. E purtroppo, diversamente da quando viene annunciato, diversamente da quando viene detto sulla stampa, e purtroppo i dati che ci vengono forniti invece dai ministeri e dalle riviste che sono specializzate, che quindi ci danno un risultato completamente diverso. L'Abruzzo è fortemente in ritardo, purtroppo in alcuni casi siamo l'ultima regione, quando stiamo bene siamo la terz'ultima, quindi credo che veramente un qualcosa nella macchina amministrativa si è inceppata. Credo che questa riforma che si voleva portare avanti, soprattutto con alcune poi decisioni che sono state anche contestate dallo stesso sindacato di dirigenti, abbia nociuto alla possibilità di poter lavorare con serenità su politiche comunitarie che sono importanti. Quindi alla prossima riunione ci confronteremo, ma credo che più che del pregresso dovremmo parlare di come andare avanti, perché sono risorse che non possiamo assolutamente perdere. Continuiamo con la pagina della politica regionale. Lo stato di attuazione del piano di sviluppo rurale 2014-2020 è stato l'oggetto della riunione richiesta da Coldiretti con il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso, alla quale hanno preso parte anche l'assessore alle politiche agricole Dino Pepe, il direttore del dipartimento regionale Antonio Di Paolo, oltre ad alcuni funzionari del settore e dal gruppo dirigente di Coldiretti Abruzzo guidato dal presidente Domenico Pasetti. Nel corso dell'incontro sono state esaminate potenzialità e problematiche tecniche dei bandi legati ad alcune misure strutturali per il sostegno degli investimenti nelle aziende agricole dopo la pubblicazione di 16 bandi e dopo aver pagato il 4,68% delle risorse disponibili, che ammontano a 433 milioni di euro. Il presidente D'Alfonso, ribadendo l'importanza del concetto di flessibilità amministrativa al fine di facilitare il più possibile il compito di quanti intendono presentare candidature di domande di sostegno, ha sottolineato la necessità di spendere per progetti di qualità. Infine, tra le ipotesi avanzate per venire incontro alle esigenze degli agricoltori, è stata anche rivalutata quella relativa alla possibilità di ripristinare bandi a sportello, con la possibilità di presentare domande senza limiti temporali. Cambiamo pagina, torniamo alla città di Pescara. Scatta l'ora del pagamento della Tari per i cittadini, alcuni però non hanno ricevuto gli avvisi di pagamento facendo scattare il caos. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Di servizio ancora ce l'abbiamo, però io ieri pomeriggio mi sono sentito con la società che si occupa della distribuzione dei bollettini, mi dicono che la copertura a ieri pomeriggio era dell'80% e che andranno a copertura completa tra oggi e domani. Mi si dice naturalmente, dice, ma la Tari scade dopo domani, certo sicuramente tutto è migliorabile, però noi come comune insomma ci siamo messi nelle condizioni che anche qualora il bollettino non fosse arrivato,
il contribuente o si può recare agli uffici del comune dove gli stamperanno subito l'F24 da pagare, o altrimenti attraverso il sito internet del comune. Abbiamo messo quest'anno anche il calcolatore elettronico proprio per questo, c'è la possibilità di registrarsi e di poter accedere al proprio cassetto fiscale e quindi di poter scaricare l'importo della tariffa da pagare. Naturalmente mi preme anche dire che l'importo della Tari che esce scritto sul bollettino è quello calcolato dagli uffici del comune. Ci può essere anche lì qualche piccola difficoltà o qualche piccola incongruenza, il cittadino può sempre modificare la cifra da pagare, sempre in base e calcolando da solo attraverso questo calcolatore elettronico presente sul sito del comune, e darne poi comunicazione agli uffici entro il 30 giugno del 2018. Oggi ci spostiamo a Teramo per una notizia che riguarda ancora la Casa dello Studente. A progettare la nuova casa prevista nell'edificio storico dell'ex rettorato di via Crucioli saranno due ingegneri e due architetti neolaureati. I giovanissimi professionisti sono stati selezionati attraverso un bando per tirocini formativi dell'ADSU di Teramo, una scelta che intende valorizzare le giovani professionalità del territorio. Sentiamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Ha ospitato l'ospedale di Teramo per tanti anni, poi è arrivata all'università e lo ha acquisito come rettorato. L'edificio storico risalente agli anni 30 di Viale Crucioli sarà riconvertito in una moderna casa dello studente. Una residenza con 300 posti letto, di cui 200 riservati agli studenti e all'università e 100 messi sul mercato, oltre a palestre e spazi di aggregazione. Un progetto la cui realizzazione vede insieme Università Provincia di Teramo e ADSU. Ma entrando nello studio di progettazione dell'azienda per il diritto allo studio di Teramo, si scopre che a riprogettare la futura dimora universitaria sono quattro giovanissimi professionisti neolaureati che l'ADSU ha selezionato attraverso un bando di tirocini formativi. Quattro giovani brillanti cervelli abruzzesi che stanno ripensando il più importante progetto di riqualificazione urbana di Teramo degli ultimi decenni. Quando sei stato chiamato per questo progetto, a cosa hai pensato? Ma guarda, fondamentalmente è stata anche una cosa un po' fortuita, perché l'ho scoperto casualmente su internet, ho mandato la richiesta, dopo mi era anche un po' passato di mente perché stavo facendo l'esame di Stato, quindi poi improvvisamente è riuscita questa notizia. E quindi ho preso l'occasione al volo. Io curo prevalentemente la parte architettonica, che è anche la parte che mi interessa di più. E comunque tutti quanti diamo il nostro contributo e ci consultiamo ogni volta per prendere delle decisioni, in modo che tutti quanti siano d'accordo sulle scelte da prendere per avere il progetto il migliore possibile. È la tua prima esperienza professionale? No, ho fatto dei tirocini informativi all'interno di studi di architettura. E quando sono stato chiamato stavo iniziando a lavorare in Spagna perché ho vinto un bando lì. Hai preferito Teramo? Sì, perché è un'ottima opportunità lavorativa, perché abbiamo un progetto appunto molto importante, poi anche perché è la mia città e non volevo perdere l'occasione. Ho fatto altre esperienze di stage, sempre in studi di architettura. E allora andiamo avanti con il nostro giornale per parlare di un'altra notizia, questa volta che arriva dall'Università di Chieti, non altrettanto edificante. Il casus belli è stato l'uso del cellulare. La lite è scoppiata ieri all'Università d'Annunzio di Chieti e si è conclusa con un professore, una concorrente e sua sorella finiti al pronto soccorso. Nell'Ateneo si stava svolgendo il concorso pubblico che garantisce l'accesso alla scuola di specializzazione in chirurgia orale. Nella prova una ragazza leccese avrebbe usato il cellulare, questa almeno la contestazione, cellulare proibito dal regolamento. Al termine della prova d'esame, alla richiesta di svuotare la borsa per controllare la presenza del telefono, la ragazza, stando al racconto dei docenti, avrebbe dato in escandescenza rifiutandosi di ottemperare alla richiesta e dicendo di accusare un malore. Gli stessi docenti hanno chiamato poi il 118 e le forze dell'ordine, la ragazza però non ha aspettato ed è uscita dall'aula. A quel punto il professor Giorgio Perfetti,
anche presidente della commissione d'esame, ha seguito la concorrente per cercare di capire dove avrebbe buttato il cellulare. Dopo qualche minuto è arrivata la sorella della ragazza, a cui il professore dice sia stato consegnato il telefono incriminato. Al tentativo di prendere lo smartphone sarebbe scoppiata la rissa. Il professore è finito in ospedale per aver ricevuto un calcio all'inguine con prognosi di 7 giorni, mentre le due ragazze sono entrate in pronto soccorso con il codice rosa riservato alla violenza di genere. Le indagini sono scattate dopo la denuncia effettuata al posto fisso di polizia dell'ospedale e poi e successivamente sono passate alla Digos. La candidata infatti sostiene che in aula non ha usato alcun cellulare, che sia stata invece sequestrata dopo aver manifestato la volontà di uscire dall'aula e che il professore le sarebbe saltato addosso mentre chiedeva il telefono. Una trentina di ragazzi dei Titta Fermi di Lanciano sono stati chiamati in questura a seguito dell'identificazione effettuata giovedì, quando hanno manifestato in maniera non autorizzata davanti alla sede dell'istituto chiedendo di essere ricevuti dalla preside. Oggetto del contendere la possibile partecipazione della scrittrice attivista dei diritti gay Francesca Vecchioni ad una iniziativa della scuola per discutere del libro Ti innamorerai senza pensare. Vediamo. Corteo non autorizzato con 20 dei 30 studenti partecipanti minorenni. Il commissariato di Lanciano ha convocato i partecipanti alla manifestazione di giovedì 23 marzo, quando un gruppo di studenti ha lasciato il De Titta per recarsi al Fermi e chiedere un colloquio con la dirigente scolastica. I ragazzi attendevano risposte alla richiesta di organizzare una serie di incontri per parlare di bullismo omofobico a scuola. Ma quel piccolo corteo di 500 metri e poco più non era stato autorizzato. A peggiorare la situazione il fatto che erano presenti soprattutto minori. Il commissariato di polizia ne fa una questione di sicurezza. Non era un corteo, si difendono gli studenti, solo una passeggiata da una sede all'altra dell'istituto che ha lo stesso dirigente. Riccardo Ferrante, referente del collettivo studentesco e rappresentante di istituto. Ma avete chiesto comunque il permesso per fare il corteo, perché ci sono delle regole da seguire, non le sapevate? No, le regole le sapevamo, ma comunque cioè, era una mossa molto spontanea. Perché un giorno prima del corteo abbiamo pensato non è giusto che dopo una settimana non ancora ci dicono neanche aspettare un altro po' perché ci sono degli impegni, e quindi presi dalla rabbia spontaneamente abbiamo deciso di fare questo corteo che poi era lungo 500 metri neanche dal Titta al Fermi, quindi neanche si può considerare corteo. A sostegno degli studenti, assieme alla rete Non Una di Meno, la consigliera regionale di parità Alessandra Genco, che ha incontrato il responsabile del provvedimento in commissariato. Si è trattato evidentemente di un difetto di comunicazione, riferisce la consigliera alla stampa dopo il colloquio, annunciando di voler incontrare anche la dirigente scolastica. Una cosa però è certa, le regole della democrazia vanno rispettate. Non è piacevole per i ragazzi, non è piacevole perché sono giovani, perché credono nel futuro e nella democrazia. Democrazia vuol dire anche regole. Fare un piccolo corteo di 500 metri, come dire, può essere anche, io speravo, tollerato, però evidentemente, come giusto che sia, la legalità è un bene democratico e quindi assolutamente difeso. Nuova convocazione lunedì davanti al questore di Chieti. Da covo della criminalità a presidio di aiuto alle persone in difficoltà, la villetta di Via Adige a Montesilvano, confiscata dalle forze dell'ordine e dalla magistratura ai Rom, è diventata la casa della mamma e del bambino, gestita da alcune associazioni del territorio. Passiamo da un elemento fortemente critico presente sul territorio, quindi una villetta nella mano della criminalità, ad un elemento estremamente positivo che è quello di creare delle opportunità per questo territorio, per quelle fasce deboli delle popolazioni, così come sono la mamma e il bambino che versano in condizioni di disagio economico. A Montesilvano la villetta di Via Adige, confiscata ad una famiglia rom ed entrata nella disponibilità del comune, è diventata la sede della casa della mamma e del bambino. L'immobile è stato affidato dall'amministrazione montesilvanese alle associazioni delle Vincenziane e di Missione Possibile. Nella villetta sorge la casa della mamma e del bambino, nata a Pescara nel 2009 e che oggi segue circa 200 donne con bambini fino ai 3 anni e che da ora estenderà il suo supporto in favore delle persone bisognose anche sul territorio
territorio di Montesilvano. Con loro condivideranno la sede i volontari dell'associazione di missione possibile presieduta da Pino D'Atri. Nella preparazione e nell'adeguamento della sede alle esigenze dei nuovi gestori ha collaborato anche la LAD, la Lega Abruzzese Antidroga. Le esigenze del territorio e le difficoltà riscontrate negli ultimi anni abbiamo creduto opportuno come associazione di inserirci come supporto sul territorio a famiglie disagiate. Più che creare un'altra associazione abbiamo creduto opportuno di essere supporto delle altre e creare quella rete che tanto se ne parla intorno a noi di associazioni che hanno bisogno. E questo è diventato un po' il fulcro di associazioni come la LAD, l'AGBE, la distrofia muscolare, la Mensa San Francesco, ne possiamo citare tantissimo, e in primis le Vincenziane con cui collaboriamo in questo difficile cammino sul territorio. Noi apriremo tutti i mercoledì dalle 3 alle 5 nel periodo invernale, d'estate dalle 16 alle 18. Torniamo a Teramo, la Corale Verdi ha festeggiato i 90 anni del maestro Ennio Vetuschi. Nel 90° genetriaco a Ennio Vetuschi, fondatore nell'aura di un giovanile entusiasmo. L'ideatore, il padre, la persona che ha fatto nascere nel 1948 e aiutato a crescere una delle realtà culturali musicali più importanti dell'Abruzzo. Ed è stata proprio la sua creatura, la Corale Giuseppe Verdi di Teramo, ad organizzare un'iniziativa per festeggiare i 90 anni del maestro Ennio Vetuschi. In tanti hanno voluto partecipare alla festa organizzata sabato nell'Aula Magna del Liceo Delfico di Teramo. Tanti gli amici, musicisti, ex alunni diventati cantanti lirici professionisti che hanno voluto così rendere omaggio al grande maestro Vetuschi. Di questa manifestazione. Grazie a tutti a quelli che ce l'hanno organizzato e che l'hanno fatta. Grazie a tutti, i cori, i solisti, vecchi e nuovi. Restiamo sempre in tema di cultura e sempre nella città di Teramo. Abruzzo Circuito Spettacolo, che è il nuovo gestore del teatro comunale, ha presentato la stagione di prosa. Vediamo. Il futuro del teatro comunale di Teramo, il teatro al centro della città, inizia con la presentazione da parte di Abruzzo Circuito Spettacolo della stagione di prosa 2017-2018 e alcune novità. La prima riguarda la location del botteghino del teatro comunale, che occupa e fa rinascere il locale dismesso e abbandonato del bar accanto all'entrata di via Rozzi. Un'ulteriore novità è la possibilità per i ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2016 di utilizzare il bonus cultura di 500 euro per l'acquisto degli abbonamenti e dei biglietti. Per quanto riguarda il programma, questo comprenderà, oltre alla stagione di prosa, anche quella di musica, di lirica, la stagione di teatro ragazzi e la stagione di danza. La stagione teatrale nuova è scelta per diretta conoscenza degli spettacoli. Sono abituato a fare proposte che conosco, spettacoli che ho visto oppure dei quali mi fido. Naturalmente la mia attività di direttore artistico del Teatro Stabile e di altre attività internazionali mi dà sempre la possibilità di stare all'interno un po' delle produzioni e quindi di avere un vantaggio rispetto a chi sceglie tramite agenzia o tramite suggerimenti esterni. Quindi è una stagione, credo, che sarà fondamentalmente importante, perché lo è nei titoli e dà un occhio specifico non solo al grande attore o al regista o al grande titolo, ma anche alla vera produzione teatrale. Quest'anno, con il cambio di gestione del Teatro Comunale di Teramo, si avrà una situazione unica che non potrà ripetersi nei prossimi anni. Si azzerano i diritti pregressi e i posti a teatro sono tutti prenotabili.
Allora, la novità è che per la prima volta patrizi e plebei potranno scegliere il loro posto in platea, quindi dal 4 aprile al 27 maggio tutti potranno venire al botteghino del teatro, ex bar del Teatro Comunale di Teramo, per scegliere il posto che li accompagnerà poi nei prossimi anni, perché naturalmente poi dal prossimo anno inizieranno i diritti di prelazione della CS Abruzzo Circuito Spettacolo. Un'ultima novità, l'incontro con gli attori. Per ciascun titolo in programma è previsto un incontro informale degli attori con il pubblico e i cittadini che vorranno conoscerli, chiedere curiosità, farsi una foto, perché il teatro non rimanga chiuso in camerino appannaggio di pochi eletti, ma si apra liberamente alla città. E noi adesso apriamo la pagina sportiva, iniziamo dal calcio di Serie A e dal Pescara. Singola seduta mattutina oggi al Poggio degli Ulivi, migliorano le condizioni di Ugo Campagnaro, l'argentino mai impiegato nel 2017, infatti l'ultima partita disputata è stata a Palermo lo scorso dicembre, potrebbe scendere in campo domenica prossima contro il Milan al posto dell'infortunato Coda e al fianco di Bovo. Stendardo continua a lavorare in via differenziata al pari di Caprari, due giocatori. I giocatori restano in dubbio per la gara contro i rossoneri. A centrocampo il giovane Koulibaly spera sempre in una maglia da titolare, sarebbe la prima in carriera in Serie A, così come spera Salley Muntari, ex della gara. Le alternative in questo caso non mancano, essendo a disposizione anche Bruno Verre e Memushai. Sul fronte Milan sono in crescita le quotazioni del grande ex Gianluca Lapadula in ballottaggio con Bacca, l'attaccante colombiano in queste ore sta tornando dagli impegni oltreoceano con la nazionale e potrebbe accusare stanchezze, mentre la Padula si sta regolarmente allenando in gruppo e freme per poter giocare davanti al suo ex pubblico. Intanto da settimane il Pescara sta anche pensando al futuro e ha già messo le mani sull'attaccante esterno della San Benedettese Leonardo Mancuso, che sembra avere le caratteristiche ideali per essere valorizzato da Zeman. Sentiamo cosa ne pensa chi lo ha allenato fino a pochi mesi fa, cioè l'ex tecnico della Samb Ottavio Palladini, che è stato ospite ieri sera nella trasmissione Pro Teramo condotta da Jacopo Forcella. Un ragazzo che fa 20 gol, quindi merita sicuramente questa occasione, no? Un ragazzo serio, un ragazzo che viene dalle giovani del Milan. E quindi stiamo parlando di un giocatore forte che poi con Zeman può sicuramente, con il gioco di Zeman può sicuramente ancora migliorare, no? Dove può migliorare ancora? Dove Zeman può andare ad incidere su questo ragazzo? Ma su tanti fattori, lui è un ragazzo che lavora molto per la squadra, è uno che si impegna molto, no? Che ha una grossa qualità, che la, la resistenza, la capacità fisica, lui è un giocatore che riesce a fare bene tutte e due le fasi e quindi è molto importante per lui. Poi quest'anno ha iniziato anche a fare gol perché non ne ha fatti mai tantissimi lui, no? È un giocatore forte che sicuramente potrà fare bene anche. Quanto c'è di Palladini nell'esplosione di Mancuso, visto che, come dicevamo prima, non ha mai segnato caterve di gol? Ma da parte mia c'è stata solo la fiducia che gli ho dato, gli ho dato grossa fiducia perché poi questo ragazzo è venuto in ritiro in prova, non è stato tesserato subito. Io lo conoscevo, me ne avevano parlato bene, tant'è che dopo due giorni per me poteva anche firmare. Dopo c'è casi stato strani del calcio. Dopo, lui infatti è andato via a scadenza, cioè lui a parametro zero è stato acquistato dal Pescara, quindi certo. Il Pescara ha fatto un grosso affare. E in relazione alla partita in programma sabato pomeriggio alle 18.30 allo stadio Bonolis fra Teramo e San Benedettese, si è tenuto nella tarda mattinata presso la questura di Teramo il briefing in presenza del gruppo operativo di sicurezza. La vendita dei tagliandi sarà consentita anche il giorno della gara con i botteghini che rimarranno aperti regolarmente ad eccezione del botteghino ospiti, invece resterà chiuso. La prevendita dei biglietti per i sostenitori marchigiani terminerà pertanto alle ore 19 di venerdì 31 marzo. Per i residenti nella regione Marche saranno acquistabili esclusivamente ticket di settore ospiti curva nord. Saranno sospese
le iniziative di fidelizzazione tradizionalmente previste per i sostenitori ospiti. L'ingresso pertanto sarà esclusivamente riservato ai possessori di supporter card o tessera del tifoso. L'apertura dei cancelli relativi all'ingresso nell'impianto è stabilita alle ore 17 per incontrare così le esigenze degli spettatori presenti e garantire l'afflusso nel modo più fluido possibile. Inoltre, la prevendita dei biglietti sarà regolarmente attivata nel pomeriggio di oggi, nelle rivendite abituali e con le modalità che verranno comunicate nel proseguo delle ore. Il Teramo inoltre ha deciso di interrompere il silenzio stampa. Questa mattina sul sito ufficiale della società biancorossa è apparsa la comunicazione dell'interruzione del silenzio intrapreso, con l'unica eccezione riguardante lo staff dirigenziale che continuerà a non rilasciare dichiarazioni. Quindi domani l'allenatore Guido Ugolotti e il capitano Ivan Speranza terranno la consueta conferenza stampa pre-gara nella sala stampa dello stadio Bonolis. E dunque cresce l'attesa per il big match di Lega Pro. La partita sarà diretta da Mastro Donato di Molfetta. Tra i marchigiani, dallo scorso gennaio, milita l'attaccante Vittorio Bernardo, che ha indossato la divisa del Teramo nella prima parte della stagione 2013-2014, e noi lo andiamo ad ascoltare nella prossima intervista. Vittorio Bernardo, per te non sarà una partita come tutte le altre, anche se a Teramo non sei stato tantissimo, però sei uno dei due ex della gara e ritrovare il Gaetano Bonolis ti farà sicuramente un effetto particolare. Sì, quello sì, sono stato 6 mesi a Teramo, perché dovevo stare un anno, però poi sappiamo le vicissitudini, come sono andate le cose. Niente, sono stato 6 mesi, però sono stato bene con tutto l'ambiente, con i miei compagni, col mister. Però a volte si fanno delle scelte, io ho preferito andare altrove, però sicuramente quei 6 mesi sono stati dei 6 mesi belli, perciò tornerò a Teramo con... ma non so sinceramente l'effetto che mi farà, però credo che sarà un bel effetto. Hai lasciato un Teramo vincente all'epoca, lo ritrovi in una posizione che probabilmente in pochi si aspettavano. Una posizione inaspettata, credo, perché per quello che sta facendo il presidente, tutti gli sforzi, credo che è una situazione inaspettata. Però io mi ricordo che lì prima c'era un bel gruppo, col direttore sportivo, col mister, tutta, diciamo, una famiglia. Ora non so cosa è successo a Teramo, però poi il fatto di, vabbè, che Serie B, poi retrocessi, comunque non è facile venire da questi episodi. Dove può arrivare questa squadra che adesso è all'interno della zona della griglia playoff? Può migliorare ancora secondo te la posizione? La posizione, vabbè, siamo a 4 punti dalla quinta, potrebbe migliorare, però non è facile ovviamente, perché la Reggiana comunque è un'ottima squadra, anche se domenica abbiamo vinto, però durante ci sono altre 7 partite. Noi cercheremo di mettercela tutta per portare a casa il 5º posto, poi vedremo, alla fine si diranno i conti. E se segna Bernardo sabato pomeriggio? Ma intanto vediamo se gioca, però se segna rispetto sempre, perciò non esulterò sicuramente. È tutto per questa prima edizione del TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 19. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata. Thank you.